immagini di un biodigestore nel 2012 e le immagini di un biodigestore nel 2022. Benvenuti a una nuova puntata di Agricoltura Veneta. Siamo a Lugugnana di Portogruaro. Perché un biodigestore? Perché c'è la crisi degli allevatori di carne, e quindi conviene produrre energia elettrica con le deiezioni animali piuttosto che allevare i bovini per la carne. Ma non è solo questo l'argomento di questa puntata. Nella seconda parte invece vedremo il rinnovo delle cariche di una rappresentanza degli agricoltori molto importante, ovvero la CIA di Venezia. Ma cominciamo con gli allevatori. Presidente, ma è proprio vero che alla fine si guadagna di più a fare energia elettrica che non a vendere la carne? Sicuramente sì, il costo per produrre la carne è sempre aumentato e praticamente noi siamo fermi a 40 anni fa, 35 anni fa, i prezzi di vendita. Mentre nel fare energia elettrica si possono usare, vanno usati, qua in questa azienda si usano le deiezioni degli animali, quindi il costo alimentare dell'attività da biogas è molto bassa, e viceversa oggi si vendono gli animali vivi al prezzo del 1985. Ci fermiamo per i titoli. Quando produrre energia è più conveniente che produrre carne? La scelta di Fabiano Barbizan, presidente degli allevatori italiani, che ora alloggia nelle sue stalle i bovini di altre aziende e con il lettame della centrale a biogas vende energia all'Enel e produce fertilizzanti naturali. Tornata elettiva per le sezioni provinciali della Confederazione Italiana Agricoltori. Venezia prima a rinnovarsi con una scelta giovane e in rosa. Dignità per il lavoro agricolo, lo slogan di Federica Senno, decisa a ridiscutere i valori tra produzione e grande distribuzione. Niente bollino nero per i vini veneti. I colori della salute europei non riguarderanno il primo comparto dell'agricoltura regionale. Ma a Bruxelles la battaglia continua. Giovedì è iniziato il dibattito sulla certificazione europea per il Prošek croato. Tanta vitamina C da un arbusto rustico e semplice da coltivare. È l'olivello spinoso che, oltre a preservarci dalle malattie e da raffreddamento, con la buccia ci protegge da ulcere, gastriti e mal di stomaco. Poca pioggia e bacini montani svuotati mettono a rischio l'irrigazione primaverile. L'allarme dell'Associazione dei Consorzi di Bonifica, che sottolinea come a ridosso delle semine potrebbe esserci il razionamento idrico, mentre già lungo i litorali si interviene per limitare il cuneo salino. Come si preparava il caffè nelle case contadine? Con Ivano Camarina del gruppo folcloristico trevigiano riscopriamo la Baia de Ferro per tostare i grani, il macinino per ridurli in polvere e la coma, quando non esistevano ancora moche, filtri e capsule. Presidente, ma perché non tornano più i conti per quanto riguarda l'allevamento? Ma l'esempio è presto fatto. 1985 noi vendevamo il bovino vivo circa 3 milioni e mezzo di vecchie lire, che voleva dire 5.000 lire al chilo. Il macellatore che se lo portava via per la lavorazione lo vendeva a 8.000 lire al chilo. Io vendo il toro, l'animale, a 2,80 euro al chilo, 2,90 euro. Allora, 4 mesi fa si vendeva 2,50 euro. Il macellatore vende la mezzena a 4,50 euro. La carne al supermercato, questa è anche la mia, è anche una domanda ai consumatori, ai telespettatori. Un hamburger cosa costa oggi al chilo? Al chilo costa 8, 9, 10 euro. Ma allora ci sta guadagnando la grande distribuzione? Ma è tutto un insieme di costi aggiunti, messi su, politiche commerciali e quant'altro, per cui il consumatore si trova a spendere 18 euro al chilo di una fettina, mentre noi la vendiamo al prezzo di 40 anni fa, quando la fettina costava 12-13 mila lire al chilo. Grazie, esaustivo, adesso le notizie. È iniziata giovedì pomeriggio a Bruxelles la discussione sull'iscrizione della denominazione Prošek tra le tipologie di vino europee.
Veneto fiducioso che la richiesta della Croazia non verrà accolta anche in virtù dell'ampio dossier presentato dalla regione. Qualcuno fa un po' di fatica a far marcia indietro, no? Alcuni commissari, compreso il presidente della Commissione europea, si è spinto forse troppo oltre e quindi far marcia indietro anche politicamente parlando è sempre molto difficile, nonostante, ripeto, i dati portati a supporto della nostra tesi siano molto evidenti. Io ho sempre detto che il tema del Prosek diventa un po' il cavallo di Troia per poi attaccare anche gli altri prodotti tipici di altre denominazioni a livello italiano. Penso a ciò che è accaduto per esempio con l'aceto balsamico di Modena nella regione Emilia-Romagna. La partita è talmente grossa che io credo debbano per forza di cose riflettere e fare attenzione a ciò che fanno. Quindi io sono fiducioso, però attendiamo il risultato. Commissione Agricoltura del Senato in visita ai luoghi colpiti dall'abbassamento dei terreni a causa dell'estrazione del metano. Una giornata per capire, ma soprattutto per difendere in Parlamento le ragioni del Polesine. Se da una parte le esigenze energetiche nazionali si fanno sempre più pressanti, dall'altra è impensabile sacrificare nuovamente un territorio per il quale i rischi legati all'estrazione del metano sono noti e certificati. Da qui l'esigenza di nominare una commissione di esperti per redare un nuovo dossier sulle conseguenze della subsidenza. Sarebbe stato un grossissimo problema quello di applicare un warming sulle nostre etichette e in questo caso avrebbe davvero creato confusione nel consumatore. Soddisfazione per la mancata applicazione del bollino nero al vino italiano nell'ambito delle assegnazioni europee con scala colorata dei cibi e delle bevande dannose per il consumatore. Questo mentre 7 delle più importanti cooperative vinicole italiane hanno presentato l'analisi sulla situazione attuale dei prezzi e le previsioni del 2022. Secondo quanto emerso dall'indagine, dalla primavera i prezzi dei vini sono destinati ad aumentare a causa di un rincaro medio di listini delle aziende calcolato tra l'8% e il 12%, dovuto agli aumenti eccezionali dei costi di materie e servizi. Si terrà con tutta probabilità intorno al 10 marzo il secondo incontro in pochi mesi sul tema siccità tra i consorzi di bonifica veneti. Sul piatto la situazione dei bacini montani e il metodo di distribuzione delle acque in vista della ripresa dell'attività primaverile sui campi. Fortunatamente la scorsa, due giorni fa è piovuto qualcosa, ma soltanto in alcuni territori e quindi in altri praticamente il problema è rimasto inalterato. Ecco, probabilmente questa è la situazione che perdurerà anche nelle prossime settimane e la situazione per quanto riguarda le prime semine primaverili sta veramente diventando molto molto critica. Ma allora, vista la situazione, lei ha smesso di allevare di fatto? No, diciamo che da imprenditore, che vuol dire uno che guarda avanti, cerco di mantenere la struttura, quindi le stalle, i capannoni, cerco di mantenere la gente che ci lavora, brava gente, professionisti, è giusto che si prendano lo stipendio. Oggi nel frattempo per sopravvivere, con un termine secco dico che io faccio l'albergatore, cioè questi sono animali di una ditta che me li porta piccolini, se li vengono a prendere più grossi noi gli diamo da mangiare, li accudiamo e ci pagano per il lavoro che viene fatto. Chiaramente le deiezioni sono dell'ottimo concime organico, passano per il biodigestore, l'energia elettrica ha i contratti fatti che praticamente l'acquista lo Stato GSE. Ci si guadagna? Sì. Se tutto viaggia in un certo sistema la biodigestione funziona, fa funzionare perché tutto deve venire tramite fermentazione e diventa tutto quanto digestato e quindi lo usiamo per concimare il terreno. Quindi voi, oltre a essere diventati di fatto albergatori, oltre ad aver cominciato a fare i conti anche sull'energia che vendete, avete diversificato? Beh sì, adesso siamo appena partiti con la cantina, quindi l'uva che produciamo la trasformiamo in vino, abbiamo delle coltivazioni arboree un po' innovative che stiamo cercando di lanciare, insomma vedremo cosa succederà. Ma il futuro lei in questa azienda la vede ancora da allevamento oppure secondo lei allevare in Italia e in Veneto è una guerra persa? Con questo sistema attuale, con questa visione, dico anche politica,
attuale è una guerra persa. Però è anche, lei è anche consigliere regionale. Cosa si può fare? Cosa può fare il Veneto per salvare la carne veneta? Beh, innanzitutto credere in un marchio. La qualità verificata, il QV famoso rosso che doveva identificare la carne veneta, sta funzionando? Cioè, qual è il marchio che un consumatore deve andare a cercare per avere la carne garantita veneta? Qualità verificata, io sono stato quello, tra l'altro, che ha fatto la legge e morto nel cassetto. Poi abbiamo fatto sigillo italiano. Sigillo italiano sta lavorando bene, stiamo puntando su questo. Sicuramente fermi non stiamo, insomma, ecco. Grazie Presidente, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte per raccontarvi la nuova Presidente di CIA Venezia.